Ciao, oggi piove fuori e mi è venuto in mente una piccola cosa da fare. Vabbè, ho uno zainetto piccolo, è un 10 litri, preso alla Decathlon, 3 euro, quindi convenientissimo. Il tessuto ovviamente non è impermeabile. E se capitasse di io dover uscire così per fare un giretto anche breve con un tempo poco, insomma, che si prevede pioggia, ho pensato di fare questa cosa, quindi con un normale sacchetto della spazzatura, cosa ho fatto? Ho smontato gli spallacci che sono smontabili, quindi si possono aprire. Ho aperto nel sacchetto della spazzatura due fori, qui dove entrano gli spallacci. A questo punto ho il mio sacchetto che posso arrotolare, più o meno in questo modo, e fissare qua con un pezzettino di filo di ferro, che io lo chiamo filo di ferro, comunque un nastrino di questo genere. Oppure posso usare un elastico, per esempio. A questo punto potrò indossare il mio zainetto, avendo questo sacchetto, insomma, qui posizionato qua. Nel momento in cui dovesse effettivamente piovere, io faccio nient'altro che aprire il fermo, srotolare il mio sacchetto sopra il mio zainetto. Il mio zainetto è riparato, quindi io posso indossarlo e rimarrà impermeabilizzato. Se ci fosse vento, è meglio qua di sotto in qualche modo fissarlo, cioè per dire fare una cosa di questo genere, rimettere il suo fermaglietto qua. Di modo che anche se c'è vento questa plastica non sbatta e l'acqua non possa passare sotto. Direi che può essere utile e con un sacco della spazzatura più grosso di quelli tipo da condominio, penso che la stessa cosa si possa fare anche per uno zaino di quelli più grossi, tipo quelli 36 o 50 o 60 litri, ecco. Sempre che ovviamente lo zaino non sia già impermeabile di suo, diciamo che vendono delle coperture che si possono mettere al momento e hanno un costo, credo, attorno ai 10 euro. Un sacchetto di questi non so se arriva al centesimo, ecco. Quindi niente, era così, solo un'idea se può essere utile in caso di emergenza. Ciao a tutti!